Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Monster Hunter Rise. Queste sono le migliori doppie lame del gioco e come utilizzarle. Iniziamo immediatamente. Per quanto rare, ovviamente stiamo usando opzioni sia fisiche che elementali per tutte quante le classi del gioco, quindi voglio partire anche per le doppie lame con la migliore opzione fisica che abbiamo. E queste sono le doppie lame di Bazzal, chiaramente. Le andremo a utilizzare con la furia demoniaca, la modalità demone ferale, la combo fendente in scivolata, legame perforante e sbalzo offuscato da una parte, identico dall'altra, perché spesso questi set li andremo a giocare anche con Redirection. Chiaramente la combo è molto classica, dovete andare vicino al mostro utilizzando la feral, massimizzare il vostro quantitativo di danno, come si posso dire, aumentando la barra il più possibile, chiaramente. Evitate di fare, ragazzi, danze della lama con le armi fisiche, non ne vale veramente la pena. Ovviamente questo qui è un set che gioca poi anche Grinder S quando chiaramente sarà disponibile. Ok, e la ragione per cui stiamo utilizzando il Piercing Bind è perché è una mossa che ha semplicemente un motion value molto più alto dello Spiral Slice e ci permette contemporaneamente di continuare a applicare DPS. È una cosa che ho provato anche più e più volte, e potete fare anche voi le prove, chiaramente. Semplicemente è più conveniente per molti dei casi, specialmente se stiamo utilizzando doppie lame puramente fisiche, sono meglio per l'opzione fisica. Poi chiaramente per l'opzione elementali la cosa va in modo diverso, lo vedremo più tardi. Passiamo adesso alle opzioni status, quindi doppia lame che giocherete principalmente in multigiocatore, chiaramente una per tipo. Iniziamo con quelle di veleno, ma poi chiaramente andremo a vedere tutte quante le altre. Lo stile di gioco in realtà, come potete vedere, è molto simile, soltanto che visto che per queste doppie lame non andiamo a utilizzare redirezione, quello che noi andremo a fare è avere su una pergamena la seta Birlaferro, che ovviamente non solo ci ridà acutezza, ma ogni volta che noi faremo un dodge ci viene ripristinata l'acutezza, e in realtà la maggior parte del tempo lo passeremo da quest'altra parte, dove appunto abbiamo il nostro fendente questa volta, perché è meglio per applicare status normale, chiaramente. Vedete che qui il proc è stato proprio istantaneo, ok? E però per il resto la strategia è identica a quello lì delle doppie lame fisiche, in realtà. Niente di più e niente di meno, quindi evitate di spammare anche troppi attacchi comunque come la danza della lama, perché ragazzi questo attacco mi inchioda per un miliardi di anni. Se non avete proprio doppie lame puramente elementali, non è veramente damage positive, ecco, diciamo così. Invece quello che dovete fare è continuare a spammare magari il pendente spirale, quello sì, perché fa effettivamente molto danno e aiuta un botto l'applicazione di status. Chiaramente con questo set andremo anche a utilizzare build up boost e status trigger, quindi ogni dodge non solo ci ridarà acutezza, ma chiaramente ci consentirà di applicare per ogni singolo colpo, che sulle doppie lame sono veramente tanti, gli status normali, e ovviamente anche questi attacchi faranno più danno e sono veramente veramente ridicoli. Poi soprattutto le doppie lame con l'applicazione di status e quel set lì è assurdo. Chiaramente utilizzeremo le doppie lame veleno, in questo caso quelle del Camilios, nel caso in cui stiamo supportando una squadra in multigiocatore che beneficia di Forei. Questa è la ragione principale e non vedo altre applicazioni, onestamente. Per paralisi abbiamo queste doppie lame speciali, che sono le meduse eleganti. Queste qui ovviamente si prendono con i pezzi dei gattini, eccetera, quelle lì che li portate, che potete ritirare dal mercantile, ecco. Chiaramente queste qui, ragazzi, multiplayer sono la devastazione totale, non fanno tanto danno, però ragazzi, cioè, fate un quantitativo di paralisi che potrebbe anche succedere che contro il livello 300, addirittura nelle investigazioni speciali, potrete fare anche 3 o 4 paralisi a caccia. È veramente qualcosa di assurdo, considerando il contesto multigiocatore e considerando anche che sarete gli unici a utilizzare probabilmente status normali. Per sonno stessa ragione, ma ovviamente utilizzeremo le doppie lame di Somnacant. Tra paralisi e sonno in realtà la scelta sta un po' a voi, dipende anche molto dal mostro che state affrontando e se avete roba tipo per fare wake up hit, eccetera. Per Blast abbiamo quelle di Scorned Magnamalo. E voi direte è finita qui, ma in realtà no, non è finita qui, perché qui abbiamo l'antico congegno doppie lame, che sono in realtà le mie migliori doppie lame preferite quando devo applicare status normale in multigiocatore, perché hanno sia scoppio che veleno, quindi da solo posso compensare entrambe le cose. E visto che adesso status trigger esiste e queste doppie lame hanno comunque delle statistiche di default molto buone, la possibilità di infliggere tanti danni e tanti status misti è veramente qualcosa di eccezionale. Quindi chiaramente noi andremo ad utilizzare appunto build up boost e status trigger, doggiamo, e a questo punto da soli possiamo sia blastare che avvelenare il mostro diverse volte a partita, chiaramente meno rispetto a prendere doppia lame individualmente blast o individualmente veleno, ma queste diciamo che alla lunga sono meglio, ok?
Ovviamente poi la scelta sta a voi, vi metto sempre le cose nel piatto. Ora iniziamo a parlare della maggior parte delle doppie lame che giocherete voi, ovvero doppie lame fisico o elementali. In questo caso, cioè fisico-elementali o elementali-elementali, come dico di solito. Ovviamente i set e gli stili di gioco sono diversi, partiamo dalle prime, quindi set di doppie lame che sono principalmente basate sull'infliggere danno fisico e utilizziamo l'elemento come bonus. Nota a margine per le doppie lame specificatamente, in realtà l'elemento è sempre importante per le doppie lame, quindi chiaramente alcune delle scelte delle armi che vedrete si basano anche su questo. Questo stile di gioco qui è letteralmente identico a quello delle doppie lame fisiche, letteralmente identico 1-1, perché onestamente non c'è alcuna ragione per non farlo, con la differenza principale che questa volta, appunto essendo doppie lame che posseggono dell'elemento, andremo a utilizzare chiaramente il pendente a spirale, perché semplicemente ha più senso, fa più male, ok? Ovviamente per quello che state vedendo, le migliori doppie lame fisico-fuoco, ok, sono quelle di Mizuzune Viola. Per acqua credo nessuno è sorpreso di vedere quelle di Amazu. Per tuono abbiamo le motoseghine qui, ovvero le motoseghe finali plus. Per ghiaccio abbiamo Velcana. E per drago abbiamo Gore Magala Caotico. Ora, per quanto riguarda invece le doppie lame elementali elementali, quindi in generale doppie lame che si basano sulla maggiore applicazione di elemento possibile, che by the way è anche lo stile di gioco che la maggior parte dei giocatori in realtà giocheranno in generale, perché soprattutto in multigiocatore e soprattutto perché le doppie lame hanno dei motion value molto bassi, la rapida applicazione di elemento è effettivamente lo stile migliore in assoluto. Allora, per quanto potete giocarla in realtà in tanti modi, e per lo scopo di questi video, visto che mi baso anche per farvi vedere tanti stili di gioco diversi, voglio farvi vedere un esempio dove appunto io vado ad utilizzare doppia lame. Di solito queste qui le utilizzo appunto principalmente multigiocatore, se devo. E come state vedendo stiamo usando il volo demoniaco questa volta, la modalità demoni normale, poi vi spiego il perché ovviamente di queste cose ragazzi, la combo pendente rotante, il balzo torreggiante e la seta brillaferro. Dall'altra parte abbiamo ovviamente il balzo offuscato, quindi anche questa setup in pergamena arancione, dopodiché switch alla pergamena blu. Ora vedrete semplicemente, perché ovviamente i punti vostri interrogativi sono più che legittimi, adesso fatemi spiegare un attimo il mio punto di questa situazione, e ricordatevi stiamo giocando multiplayer principalmente. Allora chiaramente la verità è che il volo demoniaco in generale vi consente molto facilmente di colpire i punti deboli del mostro rapidamente, vi danno i frame, potete continuare con degli attacchi molto potenti, soprattutto mostri afflitti che appunto hanno difficoltà a essere colpiti sui punti alti. Questo qui è questo stile di gioco è effettivamente una manna dal cielo. La ragione per cui noi stiamo utilizzando la modalità demone normale è per la velocità di movimento, perché questo set si basa sul riposizionarsi. Questo attacco qui, il balzo, ha un enorme animation commitment, quindi io valuto molto di più la possibilità di riposizionarmi rapidamente rispetto a fare leggermente più danno, ovviamente, mentre siamo in modalità arcidemone in generale, ok? Questo set si basa esclusivamente sul riposizionarsi, saltare, riposizionarsi, saltare, riposizionarsi, saltare e via dicendo, eccetera, eccetera, eccetera. E così essenzialmente all'infinito. Oltretutto, l'attacco migliore di queste doppie lame, della ragione numero 2 per cui stiamo usando la modalità demone normale, in realtà si può eseguire solo fuori dalla modalità demoniaca, che è questo schianto a terra con cerchio immediatamente dopo che siamo balzati a mezz'aria, cosa che non si può fare in modalità demoniaca, perché se io provo a fare la stessa identica cosa, quello che succede è fare la trottola sopra il mostro, che sì, a volte è comoda, ma molto spesso in realtà non lo è. Quindi in realtà questi set vengono giocati principalmente in modalità arcidemone, quindi fuori dalla demon mode normale, ed è per questo che io invece sto utilizzando questa, perché questo è più una scusante per ok, mi riposiziono, salto, poi magari la disattivo pure a mezz'aria e poi mi schianto immediatamente dopo, ok? Quindi è proprio una struttura di gioco totalmente diversa. Chiaramente ragazzi non sto addressando ancora l'elephant in the room, ma lo farò immediatamente, cioè perché Spike stiamo utilizzando il balzo torreggiante, a che ci serve? Uno, innanzitutto, cosa unissima, potete sostituirlo tranquillamente con Spiral Slice, lì la scelta sta a voi e dipende anche molto dal mostro che sta affrontando onestamente. Ma per la mia esperienza multigiocatore in realtà, specialmente su mostri particolarmente corazzati, perché vi ricordo ragazzi, con Spiral Slice, se non prendete un punto corazzato, you are done, passate attraverso il mostro, avete perso il cooldown, vi riposizionate di merda e fidatevi che questa cosa qui contro gli afflitti non è per niente gradevole a livelli alti di gioco. Quello che ci permette di fare Tower Vault è, oltre a poter loopare diversi attacchi in modo consecutivo chiaramente, perché possiamo utilizzarla anche a mezz'aria, Tower Vault, e possiamo continuare a fare così, ci dà la possibilità immediatamente di
inizializzare un attacco potente senza dover prima balzare sul mostro. Quindi noi possiamo fare gap closing con questo attacco, possiamo schivare il mostro, possiamo raggiungere mostri che sono a mezz'aria, eccetera, 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 eccetera. Quindi è una di quelle cose un po' hidden OP in realtà, e viene super, super, super underutilizzato, semplicemente perché è molto difficile da utilizzare e chiaramente se sto uno contro uno contro un mostro e sto prendendo esclusivamente le parti e sto da solo, bla, 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 a quel punto sì, grazie al cazzo, è meglio sparare slice, perché ovviamente sto targettando esclusivamente il punto debole del mostro. Però, arguably, ve lo voglio ripetere ancora una volta, di solito sui punti deboli dei mostri il motion value normale è anche molto più alto, quindi spesso conviene addirittura utilizzare doppie lame fisico-elementali, non elementali-elementali pure. Quindi, questa cosa qua io ci tenevo molto a dirla e oltretutto divertitevi perché questo stile di gioco qui è invece molto anche diverso da quello che vedete di solito, quindi potete veramente sbizzarrirvi, ecco. Perché usualmente è una roba che sono sicuro che solo una bassissima percentuale di voi effettivamente ha provato, magari l'avete provata in Rise base, poi ve ne siete dimenticati, e in Sunbreak ve le siete totalmente dimenticati, appunto non l'avete più provato. E oltretutto ricordatevi che Tower Vault ha anche un'altra proprietà, l'animation cancelling. Appena sono caduto a terra da qualsiasi attacco, questa roba qua mi permette di cancellare immediatamente dopo, ok? Magari se state contro i Bush, i Narwa, questi mostri del genere anche se volete fare appunto lo spam della trottola, questa roba qui è utilissima, ok? Quindi vi aumenta gli iframe, potete estendere i vostri attacchi così, bla 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 bla. Insomma, più, ragazzi, più ne parlo, più state vedendo che le applicazioni di questo tipo di attacco qui sono state vastamente inesplorate. Ripeto, non voglio dire che è uno stile superiore di doppia lame rispetto a quello che si vede nel 99% delle cacce, sto solo dicendo che è criminally underrated, non so più parlare in italiano ma lo sapete benissimo, e quindi appunto io ci tenevo a farvelo vedere. Ora, parliamo delle doppie lame effettivamente vere e proprie. Le migliori per quanto riguarda l'elemento elemento, quindi doppie lame che applicano puramente elemento, per fuoco abbiamo quelle di Flaming e Spinas. Per quanto riguarda acqua abbiamo queste doppie lame speciali, ovvero le spade sacre. Per tuono abbiamo quelle di Narwa. Per ghiaccio c'è Kushala Daora. E per drago, Malzeno primordiale. Voglio anche farvi notare un'ulteriore cosa, ragazzi, se non l'aveste notato prima. Ricordatevi, perché per le doppie lame vi conviene utilizzare il floretto forza 3. Perché questo floretto qui, per quanto dia un po' meno attacco e un po' meno difesa, vi dà sia tanta vita, ma vi dà anche tanta resistenza, che per le doppie lame è particolarmente comodo. Quindi io di solito preferisco giocare questo rispetto a quello rosso che dà più attacco, ok? Quindi ragazzi, grazie mille a tutti quanti per la visione di questo video, da Spec è tutto, se avete domande le potete scrivere nei commenti e noi ci vediamo alla prossima. Bella!